Benvenuti a Parla Ragazzi, qua Max. Oggi, oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video. Che ragazzi, nuovo episodio dell'Access Road to Glory, che se non mi sbaglio dovrebbe essere il decimo, quindi siamo in doppia cifra. E proprio perché è il decimo episodio, oggi vi porterò tre partite, quindi episodio anche abbastanza speciale. Comunque, prima di iniziare volevo ricordare per passare da onefifa.com se siete interessati a comprare crediti di FIFA, e mi raccomando utilizzate come discount code il codice Axel con 2. Come seconda cosa invece vi volevo ringraziare come sempre per tutto il supporto che mi stavate dando. Vi volevo ricordare che per diventare iscritto più attivo, quindi per vincere 300.000 crediti, dovrete lasciare un bel mi piace, aggiungere preferiti, condividere e commentare anche questo video, quindi mi raccomando, strafatelo. E ragazzi, poi detto questo, non mi sembra altre cose da dire. Mi sono svegliato da poco, come credo si possa ben vedere dall'aspetto e dai capelli soprattutto. Poi ragazzi, ho deciso di introdurre un cambiamento, se possiamo così dire, in questa serie, perché infatti non appena vincerò l'ottava divisione, io andrò a prendere un nuovo giocatore che mi dovrete consigliare voi. Quindi mi raccomando, scrivetemi nei commenti un giocatore da utilizzare, da introdurre in questa mia squadra. Boom, questa qua è la squadra. Direi adesso di andare a giocare direttamente. Poi, ultimissima cosa, ormai è un video di aggiornamento questo qua. Nei prossimi video, meglio in questa settimana, vedrete moltissimi pack opening, perché mercoledì dicono che esca una squadra della Madonna, tipo Messi Second D forse, o D, adesso non mi ricordo neanche, Cristiano Ronaldo in forma, Ibrahimovic in forma, quindi cose veramente spettacolari. E poi, proprio per questo motivo, vi consiglio di prendere i crediti, se appunto volete comprarli adesso, perché non appena uscirà quella squadra, i prezzi aumenteranno, quindi mi raccomando, andate da onefifa.com e prendeteli. Questa qua, la squadra del mio avversario, che però ha delle canzoni agghiaccianti, quindi abbassiamo il volume. 4-3-2-1, sembra buggata, speriamo di no. Oh mio Dio, è andato dritto, me li ha scartati tutti. Ma non è possibile! Dio santo! 1-0 per lui. Ragazzi, me la sto mettendo. La bandana della rimonta, ce l'abbiamo! E ora rimontiamo. Bravo, Cameglione! Oh mio Dio, suo portiere cos'è? Schneiderlin! Bella, 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 bella! Che schifo! Bravo, Cameglia. Bella, bella per Long. Long, Long, solo contro un portiere, sbaglia! Io credo che dopo un po' di partite che si vincono, appunto senza perdere, FIFA ti fa automaticamente sbagliare ogni tiro. Ogni tiro è fuori, ormai. No, Maria, io esco! E i suoi giocatori prendono tutto! No, vabbè. Mo' gol di testa. Gol di testa e io picchio qualcuno. Picchio qualcuno, eh! Devo farlo, ragazzi. È importante. È importante. Sento la tensione di questo gol. Caveglia! E c'è il gol! E c'è il gol di Caveglia! E l'ha fatto! E andiamo a prenderci questa partita! 1-1! No! Non ci credo. Non ci posso credere. Vediamo. A 2000 di velocità e non prendo un difensore che ne ha 70. Oh mio Dio, ragazzi, che schifo. Rodriguez, non me lo fa. Non... Sei solo davanti alla porta. Ha sbagliato. Non ci credo. Come fa? Vabbè, vabbè, vabbè. Fammelo un po', sono lì in 5, Long, sbaglia anche lui. No, ma non vuole entrare! Vediamo. Sì! 2-2! Io prendo il 3-2 in piscina. Vai! Ti giuro che te lo faccio un'infamata! Ti faccio un'infamata, paura! Ti faccio un'infamata! E guardatelo questo gol, perché noi andiamo a vincere 3-2. Ed è finita, andiamo a vincere. Ora torniamo al gruppo e ci risentiamo la prossima partita. E andiamo a vedere il secondo sfidante, MLS, 79 di valutazione. La squadra si chiama
MLS, che sta per Major della appunto Liga Americana, e alla Premier. Va bene. E andiamo, Cabella! Cabella! Parata! Long però in corna! Non è traversa! No. Vediamo se i nostri errori riusciranno ad andare a fare gol. Vediamo! Con Liturbo! Liturbo! Mamma mia! Geno Rodriguez! Hola! Hola! 1-0 al 27esimo! Oh signore, non l'ho neanche toccato! Io volevo buttarmi a sinistra, ho detto no, vabbè a destra e la devo tirare a sinistra. Ragazzi, long if proprio non mi piace, non ne prende una, Ma sul serio! Vediamo, guardiamo in diretta cosa farà long. La perde! Rodriguez, boom! Oh, meno male che c'è Rodriguez. 2-1. Dai, 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 vediamo Long, se no, no, non ne fa una. Non c'è verso. O forse sì, o forse sì. Oh, finalmente, finalmente gol di Long. Bravo, che interviene, la tira addosso al suo compare. Sei no! Mi sto arrabbiando. Arbitro la faccia. No, 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 non ci credo. Allora segnano sempre. L'ultimo, guarda, due gol al 90esimo. 22-22. Che bello. Ultima partita. No, questo si è pure fatto male. Mettiamo Pereira così a caso. Sperando che sia l'ultima partita di questa divisione, che ho voglia di cambiarla sta squadra. C'è Long in forma che fa schifo. Anzi, vi dico una cosa. Metto il Long vecchio. Guardate il Long forte che lanci fa! E finalizziamo! Questo è il Long che riconosco! Le mezzo. Cioè, Pereira non ha mai giocato. Entra, fa due gol. Vabbè. Bella, bella Rodriguez. Rodriguez! 3-0! Dai! La magia del Matador. La magia. La magia. No! E vabbè, gol della bandiera per lui. Ed è finita ragazzi, quindi almeno questa l'abbiamo vinta. E detto questo, vi volevo ricordare di consigliarmi nei commenti, quindi scrivete nei commenti che attaccante punta vorreste che prendessi da utilizzare nella prossima divisione. Io puntavo su MNK in forma, fatemi sapere cosa ne pensate e quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente pace nel prossimo video. Ciao a tutti!